come dici tu, che il carcere è di passaggio. Ricordati che io ti voglio sempre bene. Volevo essere perdonato una volta per sempre, visto che non l'ha fatto nessuno. E io volevo morire in pace. Io sono colpevole fuori. Loro innocenti stanno in carcere. Quando io l'ho incorpata la seconda volta, mi hanno fatto fare la falsa. Quel giorno veramente mi stavo ammazzando. Qua è successo. In questo punto. Il primo sentimento è di chiederle perdono a Sara. Volevo ucciderla, non lo so per quel giorno cosa mi avrebbe preso. Monica è collegata con noi, io manderei tutta la serie di stralci dell'intervista che noi abbiamo realizzato, uno dopo l'altro, li commenteremo con i nostri ospiti. Lui dice: io sono colpevole e sono fuori, loro sono innocenti e stanno in carcere. Questo è stato il primo pensiero di Michele Misseri una volta tornato a casa. Ascoltate. Il primo pensiero è stato che ho detto: io sono colpevole fuori e loro innocenti stanno in carcere. Michele, sei tornato a casa da qualche giorno, come stai? Come dovevo stare, ho visto. Poi ci vengono tutti i ricordi in questa casa, tutti i ricordi che prima eravamo una grande famiglia, tutti i parenti, tutti facevamo festa. Perché io ho la stanza più grande, no? E allora qua erano tutte le riunioni, facevamo qua. E poi dopo tutto un tratto, quello che ho fatto, è sparito tutto. Sono rimasti solo i ricordi. Sono rimasti. Appena hai varcato la soglia di casa, qual è stato il tuo primissimo pensiero? Il primissimo pensiero è stato che ho detto: io sono colpevole fuori e loro innocenti stanno in carcere. Questo è stato il mio pensiero. Poi quando sono entrato qui dentro non la conoscevo più la casa, perché era tutta, come devo dire, bisognava tutta pulirla, tutta. Quella notte non ho dormito per niente. La prima notte? La prima notte, sì, perché mi ho pulito prima una stanza dove mettermi, no? Poi il secondo giorno mi sono tutte le mie robe, perché io la spesa me l'ho fatta in Germania, in carcere, per portarmela qui, per non andare nei negozi, perché dico, ma mi vergogno di andare, no? Dopo 7 anni. C'è qualcuno che mi vuole male, qualcuno. C'è tanti pensieri per la testa, no? E poi me l'ho portata tutta qui. Per questo ci avevo tanti bagagli. E belle pesanti pure. Appena sei entrato in casa, a chi hai pensato? Ho pensato sempre a Sara di più, perché Sara, no? Ricordo quando era sempre qui, che quella girava sempre, no? Perché con Sabrina erano come sorelle proprio. E non c'erano più queste cose. Cosa ti ricordi di più? Quello che mi ricordo di più quando Sabrina lavorava nella stanzetta, che Sara gli faceva i lavoretti a lei, no? Ce l'aiutava. Le piaceva? Sì, l'aiutava. E mi ricordo sempre con Sabrina, era attaccata come una calamita. Poi dopo hanno detto che Sabrina l'aveva uccisa, non era niente vero. Thank you.
può sentire. Cosa? No, non lo posso sentire, no. Perché è un uomo che ha avuto 7 contraddizioni, cioè 7, esattamente 7. Prima ha detto che l'aveva stuprata, poi ha ritrattato, non l'aveva più stuprata. Poi l'aveva uccisa lui insieme a Sabrina, nel senso che lui la teneva e Sabrina la uccideva. Poi l'ha uccisa solamente Sabrina. Poi l'aveva uccisa lui. Consideriamo che è un uomo che ha fatto ritrovare tutto, ha fatto ritrovare il cellulare, il corpo, eccetera, ma non ha fatto ritrovare l'arma del delitto. Lui parla di una corda, quando al processo non ha parlato di una cinta, lui parla del garage, al processo hanno parlato della casa. Io lo capisco, perché lui soffre enormemente senza la moglie, lui era totalmente succube di questa donna, infatti non fa mai il nome della moglie, mai il nome della moglie, ha fatto solamente il nome della figlia. E si lamenta che ha scritto 500 lettere a madre e figlia e loro non le rispondono. Io mi chiedo come mai loro non rispondono insultandolo, visto che è stato lui a puntare il dito per primo contro la figliglia. Quindi l'intervista è molto lunga, manderemo in onda tutto questa mattina. Grazie Monica, buongiorno. Sei collegata con noi, raccontiamo prima tutta la storia e poi passaggio dopo passaggio vediamo le dichiarazioni di Misseri in base a quanto è successo. È quasi ora di pranzo. Sara ha fretta. È il 26 agosto, il suo ultimo giorno di vita. C'è il sole e si può andare al mare. Il costume, poi un pantaloncino, una maglietta, non serve altro. Un breve suono. Al cellulare arriva il messaggio della cugina Sabrina. È tutto pronto. Sara deve raggiungerla per andare in spiaggia. Sara Scazzi, 15 anni di vita alle spalle, occhi profondi e capelli biondi, esce di casa e si avvia all'appuntamento. Cammina mentre le strade del piccolo centro di Avetrana sono quasi deserte. Mancano solo poche ore prima che l'Italia intera punti il suo sguardo su quel paese della campagna pugliese. Qualche minuto dopo, Sabrina Misseri, la cugina di Sara, non vedendola arrivare, va a cercarla a casa dei genitori. Sara Scazzi è scomparsa. Alle 15.15 viene dato l'allarme. I carabinieri, la denuncia, la paura. È chiaro che qualcosa è successo. Foto e appelli, lacrime e richieste di aiuto. Genitori, parenti e amici si affidano alle telecamere per avere notizie. Passano le settimane e improvvisamente le speranze di rivedere il sorriso della ragazza di Avetrana finiscono. Michele Misseri, padre di Sabrina e zio di Sara, dopo aver fatto ritrovare il cellulare della nipote, il 6 ottobre confessa di averla uccisa dopo un tentativo di stupro e rivela dove ha nascosto il corpo. Vorrei chiedere perdono a Sara, ascoltiamo che cosa racconta Misseri alle nostre telecamere di quel pomeriggio del 26 agosto. Il primo sentimento è di chiedere le perdono a Sara, perché io non volevo ucciderla, non lo so per quel giorno cosa mi avrebbe preso e stavo così in c***o. Cosa è successo? Che è successo che io ero col portone tutto aperto, io dovevo andare a lavorare, Sara scende, io non sapevo che Cosima aveva detto a Sara non doveva suonare al citofono, magari fare lo squillo col telefono a Sabrina, e io non lo sapevo sta cosa. Sara scende, io ero incazzato, ho detto Sara vattene, e Sara non se ne andava. E io mi ricordo che l'ho sollevata, l'ho presa di spalle, l'ho sollevata per andarsene. Però quando l'ho sollevata, non lo so, se l'ho stretta di qua, l'ho fatto male il petto, oppure che si è vista sollevata, mi ha dato un calcio all'indietro, le parti intime, diciamo. E di lì che mi ho sentito un dolore che è andato alla testa, che questo calore alla testa che dico io sempre, non ci ho visto più. Ho preso la corda e l'ho messa, solo che non ricordo la corda come l'avevo messa. Quando poi è suonato il cellulare, Sara forse ce l'aveva in mano, è cascato per terra, no? Chi era al telefono? Tu hai visto chi era? No, io non ho visto chi era al telefono, io ho scoperto dopo che era Sabrina che chiamava Sara. Poi quando io ho mollato la corda è crollata per terra, Sara.
E di lì mi sono preso paura, non sapevo cosa dovevo fare. Quindi l'unica cosa che poi hai buttato nel cassonetto è stata la corda? Tutto il resto? La corda e le scarpe le avevo buttate, perché in quel momento dovevo far sparire tutto. E poi dopo il rimorso mi è venuto quando io ho buttato il cellulare nel fuoco, che dopo l'ho tolto, di lì. E poi è seccato tutto il teatro. Ma tu che volevi così bene a Sara? Lo so. Però quel momento, se era stata Sabrina, portarsi che era fatto lo stesso. Magari Sabrina non ci era riuscito, perché era più alta di me. Mentre invece Sara era la minutetta, è vero, c'aveva 15 anni, ma ora sembrava una ragazzina di 10 anni. Non pesava niente. Monica, ad un certo punto dell'intervista, tra poco lo vedremo, si mette a piangere, però lui continua a raccontare la sua versione di fatti che non corrisponde su niente a verità, cioè la dinamica delle, insomma, delle cose per come sono andate, ovviamente, cioè perché continua... Lui continua a raccontare di essere l'unico e solo colpevole dell'omicidio di Sara. Noi più volte, l'intervista, lo hai detto tu, è molto molto lunga, ci sono diversi aspetti che abbiamo toccato con lui, tutti gli aspetti anche relativi a tutti i punti che ci sono nelle carte. Lo ricordiamo, 3 gradi di giudizio, lui ritenuto colpevole solo della soppressione del corpo di Sara, mentre Sabrina e Cosima dell'omicidio della ragazzina, ma lui non arretra, cioè dice, continua a sostenere di essere l'unico colpevole, di sentirsi in colpa non solo nei confronti di Sara ma anche nei confronti di Sabrina, che è la sua figlia prediletta. Più volte noi abbiamo cercato di solleticarlo e sollecitarlo sui punti un po' più particolari, tipo l'arma del delitto, tipo anche la presenza di Ivano ad esempio in casa quel giorno o nei giorni precedenti. Lui addirittura ci ha detto no, Ivano non veniva più, aveva litigato con Sabrina, e noi gli chiediamo perché aveva litigato con Sabrina. Non lo so solo che non le vedevo da diverso tempo qui, ma questi sono solo alcuni dei punti, Eleonora, toccati insieme a Michele, che ha risposto a tutto, però ovviamente con, lo abbiamo più volte ripetuto, con la sua verità, con quello che lui continua a sostenere da 7 anni, da tanti anni a questa parte. Gli ultimi 7 trascorsi in carcere, lo ricordiamo, è uscito pochi giorni fa, ma comunque anche questi 7 anni in carcere non gli hanno fatto assolutamente cambiare la sua versione, la sua posizione. Le sue versioni sono... Allora, il racconto ostinato di Michele Misseri si scontra e si è scontrato di volta in volta con le risultanze di, quelle che erano le indagini investigative. Quindi lui non è che ha cambiato 7 versioni, come diceva Cinzia, perché è stupido, certo, o perché era stordito o perché era confuso. Lui ha cambiato le versioni adattandosi a quelle che erano le risultanze, ovvero l'autopsia. L'autopsia ci ha detto che non esiste la corda, la stessa corda che lui ha mostrato durante il processo in queste sue esibizioni, non esiste, l'arma è una cintura. Poi, passando anche da un momento che è stato un momento di spartiacque durante il processo, allora Michele Misseri non ha cambiato versione, innanzitutto in un primo momento, come diceva Cinzia, ha parlato di un abuso sulla ragazzina dopo la morte, quindi dopo la morte di... Non è vero, perché l'autopsia ha dimostrato che Sara non ha subito abusi di nessun tipo. Dopodiché, quindi ha cambiato versione, ma il momento spartiacque... Sì, ma che lui sia... che è chiaro che lui stia cambiando versione di nuovo un'altra volta è perché no, o vuole ritornare in carcere a questo punto. Sì, però punto, una domanda a Misseri andrebbe fatta, ma, molto molto diretta. Lui il 15 ottobre chiama in causa la figlia, sì. Poi il 19 novembre, quindi stiamo parlando di poco, sì, più di un mese, lui cambia totalmente versione sapendo che quella versione sarebbe stata la definitiva, perché cristallizzata all'interno di un procedimento che si chiama incidente probatorio, che gli era stato spiegato, sarebbe stato determinante ai fini del processo, e lui non ha esitato in questo caso a
accusare la figlia Sabrina e non ha chiamato in causa la moglie Cosima. Sappiamo gli elementi emotivi che determinano questa scelta, cioè lui era assolutamente soggiogato da questa donna, da questa moglie, e il racconto sarebbe lungo rispetto a quelle che erano le dinamiche all'interno di quella famiglia. Non dimentichiamo che tra i dati oggettivi, tra il movente che va ricercato non nel calcio e nel trattore che non parte, ma le dinamiche sono precedenti, c'era stato il 25 agosto un litigio tra Sara e Sabrina. Allora vediamo, quindi... vediamo che cosa continua a dichiarare. Volevo essere scoperto, ma avevo paura. Sì, ma sulle dinamiche dei fatti nessuno mette nessun dubbio. Ora dobbiamo capire perché lui, uscito dal carcere in questo momento, uomo libero, continua a fare queste dichiarazioni, non comprendendo che perché intanto non gli crede nessuno. Ecco, questo è il problema, cioè al di là delle dinamiche dei fatti che ormai conosciamo, poi le ripercorreremo, per carità, però il problema è questo, perché Michele Misteri continua a autoaccusarsi su un qualcosa che è talmente palese e ormai compiuto anche da un punto di vista giudiziario. Allora, sentiamo. Buongiorno. Veramente mi stavo ammazzando. E tu hai finto all'epoca di ritrovare il telefono di Sara? Il telefono è stato l'ultima cosa che ho fatto trovare, perché io volevo essere scoperto, ma avevo paura. Non sapevo come mi dovevo far scoprire. Perché avevi il rimorso? Il rimorso che c'avevo era troppo, mi era chiuso dentro di me. Allora volevo e facevo trovare le cose a poco, cioè volevo farmi scoprire ma non riuscivo. Ma se è vero come dici che hai ucciso Sara, perché non hai mai indicato dove fosse l'arma del delitto? Ma quella già dal primo giorno, io la buttai nel bidone nella spazzatura. Poi passò il camion che si riportò via e non c'era più la prova. Ma alla fine che cos'era? Una corda era. Era una corda. Ma una corda che avevi in garage? Era un pezzo di corda che stava sul parafango del trattore. Quello noi dicevamo, il trattore è nel terzo punto, no? Solo i trattoristi sanno cos'è il terzo punto. Terzo punto è, ci sono tre cose. Due che legano l'attrezzo e uno di sopra che lo alza, lo abbassa. Era rotta la molla al terzo punto, quello si agganciava, no? E lo allegavo con la corda, lo allegavo. Quel giorno che dovevo portare l'attrezzo, che dovevo lavorare, la corda l'avevo tolta perché il terzo punto lo dovevo agganciare. E stavo sul paravano, un pezzo di corda. Michele, perché hai aspettato tanto, visto che comunque il rimorso ti è venuto subito per confessare? Perché io non sapevo come riuscire a farmi scoprire. Se lo dicevo a mia moglie, non so come la prendeva, se lo dicevo a mia figlia perché erano con Sara, erano come sorella, fratello, e non sapevo come dovevo fare. E quel giorno io, tanto che mi volevo ammazzare, ho detto che mi stavo prendendo il veleno, e mentre che me lo prendevo, una cosa disse, questa è l'ultima prova, se tu ti ammazzi, Sara mai non trova nessuno. Perché il rimorso che io pensavo sempre che sta nell'acqua e che sta nell'acqua, non lo posso uscire. Quel giorno veramente mi stavo ammazzando. Allora, l'altra domanda è da un punto di vista di racconto, no? Di storia, del suo racconto, della sua versione. Per se stesso lui è credibile, ovvero queste lacrime che stiamo vedendo... quanto, cioè lui è convinto di quello che dice, secondo te, Lugli? Guarda, penso di sì. Io ho una versione un pochino diversa. Sono assolutamente certo della colpevolezza delle due, ma non escludo che lui abbia partecipato o quantomeno sia stato
talmente contiguo da vedere qualche cosa. Allora, però la domanda a $1 milione non è questa. La domanda a $1 milione è perché continua a accusarsi? Io mi sono fatto due idee sostanziali. Intanto questo è un uomo che fuori non sa che fa. Esatto. È sempre vissuto in questo alveo familiare, privato da questo e dalla mano dura della Cosima, non sa che fare, stava meglio in galera. Ci sono queste sindromi, eh. La seconda è che forse è una strategia leggermente più sottile, perché ricordiamoci che c'è un'istanza di riaprire il processo, c'è pendente il giudizio di Strasburgo. Allora lui che cosa può immaginare? Non credo che sia capace di strategie tanto sottili, però potrebbe immaginare che a quel punto Tana liberi tutti. Cioè non si arriva a un colpevole e quindi sono tutti fuori liberi e felici. È molto elementare da crederci, è mal consigliato secondo me anche in queste esternazioni che fa, perché non aiutano minimamente. Quindi chissà che cosa gli sta ribollendo nella testa. Che si possa pensare che le due sono talmente innocenti all'oscuro, secondo me è puerile, dopo tutti i pronunciamenti. Lui non si aspettava l'ergastolo. Lui non si aspettava l'ergastolo per la figlia e la moglie. Cioè questa pena che oggettivamente, adesso io abbiamo ragionato su tutto quello che porta alla colpevolezza di queste due donne, però oggettivamente l'ergastolo, e l'avvocato questo ce lo può confermare, viene dato in presenza di premeditazione, e qui sinceramente non mi sembra che ci sia un'oggettiva premeditazione. Se viene presa a casa e trascinata un po' da premeditazione, così ripercorriamo la storia anche per il nostro pubblico, perché altrimenti rispetto al racconto di Misseri uno magari può avere anche un po' dimenticato tutto il percorso che c'è stato giudiziario, lunghissimo percorso giudiziario su questo caso. Ascoltiamo. Il 15 ottobre, colpo di scena. Michele chiama in causa Sabrina. Dice che quel giorno è scesa in garage e ha visto il corpo di Sara. Insomma, sua figlia sapeva. Neanche due ore dopo, la versione cambia. Sabrina ha portato Sara da lui per un confronto a tre su delle presunte molestie di Michele alla nipote. E lui, non volendo, l'ha uccisa per darle una lezione. Sabrina viene arrestata. Non passa molto tempo e Michele indica come unica assassina di Sara proprio sua figlia. Dice che è successo tutto durante un gioco. Non è finita ancora. Zio Michele ci ripensa e racconta altro, per poi tornare alla sua prima versione, assumendosi la piena responsabilità della morte di Sara. Cosima, la moglie di Michele, sarà tirata in ballo 7 mesi dopo la figlia da un testimone che dirà di averla vista inseguire Sara in macchina. Secondo l'uomo, dopo averla raggiunta, Cosima avrebbe strattonato e spinto in auto la nipote. Il testimone prima dirà ciò che ha visto e poi, invece, 2 giorni dopo, negherà e parlerà di un sogno. Non credono all'attività onirica gli inquirenti e si convincono che l'uomo abbia davvero assistito alla scena. Per loro, Cosima, dopo aver sequestrato Sara una volta in casa, l'avrebbe tenuta ferma mentre Sabrina la uccideva. Il movente, la gelosia di Sabrina per il rapporto di confidenza che c'era tra la cugina e Ivano, un ragazzo che a lei piaceva. Non solo, Sara ha raccontato a suo fratello che una sera Sabrina e Ivano si sono appartati in macchina e durante un rapporto intimo il ragazzo si è tirato indietro. La notizia corre sulle bocche di Avetrana e la gente mormora. La rabbia di Sabrina sale. Da qui una discussione tra le cugine la sera prima della scomparsa e poi il delitto. Uccisa da Sabrina con l'aiuto di mamma Cosima. Michele si è poi occupato del corpo. Questa la tesi dell'accusa. Il processo ha inizio 16 mesi dopo. Udienze lunghe e difficili. Vado in carcere, cioè me ne frega a me, o dico così, tanto è tutto finito. La sentenza arriva. Condannati all'ergastolo madre e figlia. Per Michele Misseri, 8 anni per concorso in soppressione di cadavere. La Cassazione confermerà le condanne. Gassani. Noi abbiamo una sentenza definitiva che rappresenta la responsabilità di madre e figlia. Fino a prova contraria, l'unica verità che conosciamo è quella. Mi pare di poter dire che si tratta di una sentenza ben motivata, un processo che ha garantito la regolarità di come tutta la procedura. Come legge il comportamento di Misseri? Vuole anche il suo stesso avvocato non è d'accordo con queste interviste che sta facendo. Sono convinto anch'io che il suo legale non sia d'accordo. Credo che così facendo Misseri peggiora la situazione, perché chiaramente la riapertura di un processo attraverso l'istituto della revisione
avviene attraverso fatti nuovi che abbiano una loro coerenza, perché altrimenti questo è un processo destinato a non è che è già finito e non sarà più riaperto. Lui si trovava meglio in carcere, perché l'ho anche dichiarato appena uscito, io stavo meglio quando stavo dentro, e adesso il mio carcere è stare in mezzo agli altri, stare in una comunità, stare in quella casa. Probabilmente lui sta vivendo anche il dramma di avere le sue donne in carcere, e probabilmente lui ben sarebbe contento di sacrificare la propria vita per salvare... E la terza, Valentina, che lo considera un pedofilo. Allora, Michele Misteri ci ha portato nel garage della sua casa. Che qua è successo? In questo punto? I trattori erano qua, con le ruote davanti là e il resto qua. Qua è successo. Il cellulare, ricordo che qua è caduto qua, si è aperto in due. E poi ho sbagliato pure, che ho messo anche Sabrina, ho detto che avevo perso una molla del trattore per trovare la SIM, perché io sapevo... E al cellulare mio, dietro la batteria c'era, no? Invece quello di Sara non c'era dietro la batteria, era di fianco che si metteva. E io giravo per la SIM, e quella era nel telefono. Vedi quanto ero esperto. Quindi pensavi che fosse saltata? Che l'avevo saltata. Persa qua quando è caduta, che si è tolta la batteria. Dico, la SIM deve stare da qua, da qualche parte. E non la trovavi? Non l'ha mai trovata. Facevo le mucchiette e disse a Sabrina di aiutarmi. Vedi quanti cose ho fatto. A Sabrina di aiutarti quando? Aiutarmi a fare i mucchietti, no? Cioè, con il granaro lo chiamavamo noi. Facciamo cadere la terra, no? Si trovava la SIM. Ma quando? Dopo che era successo il fatto. Cioè quei giorni dopo? Cioè sì, due o tre giorni dopo, sì. Ah, e cosa dicesti a Sabrina? Che era caduta una molla del trattore. E quindi cercavi quella molla? E lei pensava che io cercavo la molla, invece io cercavo altro. Cercavi la SIM, ovviamente. Ma non avevi paura che magari trovando la SIM ti avrebbe chiesto? Ma io la volevo consegnare insieme al cellulare. E dopo ho consegnato solo il cellulare. E quindi confessare anche a Sabrina in quel momento? No, e può essere pure. Sai come sarebbe andata, però... Diciamo, in quel momento avevi deciso che in qualche modo dovevi venire fuori. Sì. Qui ti chiedo sempre perdono a Sara, ma non mi sente nessuno. Non mi sente. Che ti direbbe Sara, per come la conoscevi tu? In questo momento. Magari ha detto, zio, perché l'hai fatto? Perché hai fatto tutto questo? Ti manca? Manca tutto, no? Non solo Sara, tutto manca. Tutto. Cos'è tutto? Tutto, la famiglia, gli amici, tutto manca. La vita che era un tempo. Sì. Prima... A Vetrano mi conoscevano tutti, anche che sono stato 23 anni in Germania, però mi conoscevano tutti. Quindi. Ma adesso che tornerai in giro in paese? Non lo so quando devo uscire in giro, devo farmi forza. Aspetterai ancora un po'? Devo aspettare ancora, sì. Lo vedi, gli amici non mi lasciano solo, vado a campagna, non vado da solo. Vabbè, questa immagine dove Misteri prega, non lo so, io... L'unica cosa vera... Ho avuto, scusa, possiamo... Sì. Anna Vagli, ho avuto un attimo di sussulto.
Misseri è colpevole, ha ragione quando lo dice, ma solo di aver gettato il cadavere della nipote in un pozzo. Lui perché ora continua a dirsi colpevole? Perché il suo obiettivo non è quello della revisione del processo, non è così intelligente e tantomeno ascolta il suo legale. Lui vuole recuperare il rapporto con Cosima e Sabrina, esatto. Un rapporto che ha rotto perché lui ha infranto il patto segreto secondo cui lui dovrà essere l'unico a pagare per il delitto, e la sua punizione peggiore non è stato il carcere, non sono stati gli anni in carcere, ma il fatto che la moglie e la figlia continuino a punirlo con il loro silenzio, perché lui gli ha sempre scritto e non hanno mai ricevuto risposta, e in questa maniera Cosima e Sabrina continuano a esercitare su di lui tutto il controllo e il dominio che avevano prima. Silenzio punitivo, insomma. Bravissima. Infatti lui ne parla, mia figlia, mia moglie, continuano a dire non sapevano dove era il pozzo, e continua a raccontare in questa intervista Monica Arcadio. Mandiamo in onda anche quest'altro pezzo, grazie, ce la facciamo. Coi tempi. Che io sotto l'albero figo la volevo lasciare. Michele, tu dici di aver fatto tutto da solo, sì. Ma poi dalle celle telefoniche è risultato che anche tuo nipote, tuo fratello erano lì con te a nascondere il corpo, che anche Cosima... E come facevo? Allora, le celle telefoniche, la caserma dei carabinieri corrisponde alla cella di Veglie, la stessa cella. I terreni di Valentina è la stessa cella. I terreni mia sono la stessa cella. Come fanno a dire che non ho, che se mia figlia e mia moglie non sapevano nemmeno dove era il pozzo? Quel pozzo l'ho scoperto io che lavoravo lì. Ho lavorato e è uscito fuori questo pozzo. Perché io sotto l'albero figo la volevo lasciare. Poi ho pensato, se viene mia sorella qua, viene, che raccoglie i frutti, no? La vedono. E poi mi è venuto in mente quel pozzo, se no non l'avevo messa nemmeno nel pozzo. Lì era dove la tua vecchia casa, la tua casa d'infanzia. Sì, quello, un rudere, no? Quello prima era una piccola masseria, diciamo, no? Che poi è stata tutta smontata e è stata lasciata solo un paio di stanze. Lì siamo cresciuti tutti. Tu vorresti vedere e incontrare Concetta? Io da parecchio tempo che la volevo incontrare, ma secondo me no. Se lei dice che non perdona, non mi incontra. Anche Claudia aveva detto che era disposto a incontrarmi. Invece ho capito che no. Ma tu non andresti a casa di Concetta? Io non vado a casa di Concetta, così, perché ho paura, come se io la voglio mettere sotto pressione. Per questo non faccio. Se vuole spontanea volontà, che dici che ci incontriamo, io sono sempre pronto. Io non ho paura di dirle. Alle lettere ho scritto anche perdono, ma io pensassi che mi scriveva, invece non mi ha mai scritto. Poi non ci ho scritto più, ho detto che non sia pure con le lettere, posso avere anche un'altra denuncia, inutilmente, e non l'ho fatto. Eccoci qua, allora forse abbiamo il tempo di mandare un altro prima della pubblicità, perché lui ha raccontato adesso che cosa fa Michele Misseri, sta lì, continua a lavorare con i suoi campi, le sue cose, forse dice io qua mi sento a casa, però come diceva, si diceva prima in studio, sta cercando in qualche maniera probabilmente con queste intervista di recuperare rapporto con la figlia e la moglie con le quali non parla. E che cosa succede? Nel momento in cui lui ritorna ad essere un uomo libero, ritorna a parlare, ha la possibilità di fare interviste, nonostante il suo avvocato in diretta ci abbia fatto capire che non gli faceva piacere, nonostante Monica si è anche arrivato un monito, no? Dicendo preghiamo signor Misseri di mantenere un comportamento congruo. Però lui continua a parlare, perché la cosa che gli interessa di più in questo momento è recuperare quel rapporto con Cosima e Sabrina. Allora, facciamo una cosa, ci fermiamo per un attimo, mandiamo la pubblicità e ritorniamo in studio subito.
Vedi da lei come si fanno? Deve fare questo nodo. Questo è il taglio così, in olive. E poi questa però la mette a bagno un tavolo radicone. E poi li mette nelle crastine, dove, dalle piantine. Questa è casa tua, Michele? Eh? Questa è casa tua? Casa mia, sì. Noi siamo nati in campagna, no? E la nostra casa è questa. Purtroppo noi nati tutti in campagna. Siamo i veri agricoltori, che sono quelli che nascono in campagna. Lo scarichiamo che già sta a morire. Vedi questi qua, questi erbi d'olive tutti io ogni estate. Questi erano tutti selvatici. E poi li ho innestati, man mano che sono arrivati li ho innestati. Oh, questi quando mi finisco prima la potatura, poi dopo li devo tutti registrare, sì, sì, se no passo il mio col trattore. La forma dell'albero, sì. Le rose c'erano, però sono morti tutti. Devo rimettere un'altra volta, no? Sì, esatto. Esatto. Perché quando tu vedi alla rosa che c'è la prima cosa, devi intervenire subito. E Michele Misseri si lascia andare ad un momento di commozione, racconta di aver sognato Sara 3 o 4 volte. Ora io non so, Monica, come avrà reagito la famiglia di Sara, questo ce lo racconterai tu fra poco. Vediamo l'altro pezzo dell'intervista. Perché volevo essere perdonato una volta per sempre, visto che non l'ha fatto nessuno. Non l'ha fatto nessuno fino adesso. E io volevo morire in pace. L'hai mai sognata? Sì. 3-4 volte. Ho sognato una volta come se fosse stavo in Germania. Lei non è mai venuta in Germania. Sotto la metropolitana, no? Dove ci passa il bagno sotterraneo. Che lei scendeva le scale, io che la chiamavo. No. Non si girava. Non si girava, sempre che correva. La chiamavo e no. Niente. Poi quando l'ho sognata, è stato più brutto quando l'ho sognata la prima notte. Perché? Quando l'ho portata nel pozzo. E mi diceva zio ho freddo. E stava nell'acqua. Poi la mattina, anziché di andare a lavorare, sono andata al pozzo, no? Volevo uscire là fuori. Ma non entravo, era troppo stretto. Allora, Monica, chiedevo prima come avesse reagito a tutte queste dichiarazioni, non è neanche una settimana fra un po' che è uscito dal carcere e ne ha dette di ogni, fra l'altro di aver anche sognato Sara. La famiglia di Sara come sta reagendo a tutto questo? Si è chiusa nel silenzio?
Mamma Concetta è completamente chiusa nel silenzio, Eleonora. Allora, ormai poi dopo tanti anni come oggi, anche all'indomani della scarcerazione di Michele Misseri non ha voluto assolutamente rilasciare alcun tipo di dichiarazione. Continua a mantenere dopo tanti anni la sua linea, che è quella appunto del silenzio. Per lei tutto quello che dice Michele, lei resta impassibile a tutto questo. Sicuramente Mamma Concetta avrà i suoi sentimenti, le sue emozioni in questo senso, anche perché tornare a parlare di Sara, di sua figlia, da parte di Michele, queste lacrime sicuramente le faranno effetto, però lei preferisce non esprimersi su tutto questo. Beh, ti credo. Allora, mandiamo l'ultimo pezzo, poi lo commentiamo. Io francamente non so se credere a queste lacrime. Cioè, nel momento in cui arriva un vero pentimento, allora uno lo può anche accettare, però nel momento in cui tu mostri di te stesso un pentimento, le lacrime e queste emozioni, e poi continui a dire quello che non corrisponde a verità, inizi a pensare che le tue lacrime poi non abbiano nessun valore, almeno per quanto mi riguarda. Continuiamo ad ascoltare. Ho visto l'immagine di Sara nella chiesa. Sembrava che era vero. Sono passati tanti anni, ti fa male. A me sembra come se fosse stato ieri. Problema. È vero, sono passati gli anni, ma è rimasto lì come se fosse stato ieri. Qual è il ricordo più bello che hai di Sara? Il ricordo più bello era quando si giocavano con Sabrina, con Valentina, prima che si sposava, e quando venivano le cuginette dalla parte sua, quelle di San Pancrazio, quindi giocavano sempre qua, no? Poi Sara, quando era piccolina, aveva i capelli ricci, no? E poi quando Sara diceva io voglio essere adottata perché tu sei mia madre, tu, quella Concetta non è sua madre, voleva essere adottata di qua. Queste cose qua le ho sempre pensate, perché Sara trova una foto di mia moglie, no? Quando era piccola. Uguale. E diceva, vedi che uguale, questa tu sei la mamma mia. Era molto legata anche a te? Sara, sì. Non gli avevo fatto mai del male prima. Hai gli occhi lucidi, Michele, sei emozionato. Lo so. Sono tutti ricordi che no. Non si cancellano più. Lo sai che quando stavo in carcere io andavo a pulire la chiesa, no? E facevo volontariato. Un giorno ho visto l'immagine di Sara nella chiesa. Sembrava che era vero. Sembrava proprio che era vero. Ho visto l'immagine. Sembrava di averla davanti? Sì, sembrava sia che l'ho vista davanti. Comunque è bruttissimo quello continuo. Che lui ha detto nei confronti di Concetta, che si è chiusa nel silenzio, quando a un certo punto dice Sara voleva essere adottata da mia moglie, cosa bruttissima da dire. Beh, molto offensiva. Come è bruttissima quando in un'altra intervista che ho sentito lui ha raccontato Sara aveva dei pantaloncini molto succinti, si vedeva che il seno stava già formandosi e quindi quando è entrata in garage lei non se ne voleva andare, per quale motivo? Cioè sono tutti, come hai detto tu, ma è solo una catena di bugie, esatto, che lui inanella per rendere credibile, esatto, delle versioni continuamente, sì, diverse. È brutto l'unica cosa vera è il ritratto di questa, l'unica cosa vera di tutte queste cose che dice è quando parla di Sara, una bambina, una ragazzina innocente che non aveva fatto del male a nessuno, che è uscita di casa per andare al mare con la cugina e non è più tornata a casa. L'unica cosa reale, l'unica cosa vera, l'unica è quella ragazzina che non c'è più. Vorrei introdurre un concetto. Ma voi ci credete a queste lacrime? No, io non credo a queste lacrime. Credo però a un reato che si chiama autocalunnia. Introduciamo questo concetto allora. Cioè, se io mi accuso di avere ammazzato l'avvocato Cassani e non è vero,
vengo sanzionato. Lui è già stato sanzionato. Certo. Ma a questo punto, siccome il reato lo ripete, non è certo, che il fatto di essere giudizio, stato condannato, quindi no, potrebbe intervenire la procura e potrebbe condannarlo di nuovo adesso. Giusto, giusto. Assolutamente sì, il problema è questo, che queste dichiarazioni che servono poi a insabbiare una verità processuale che è emersa, a mio parere sono un oltraggio alla memoria di Sara. Giusto. Ora è il momento di finirla con queste dichiarazioni, se veramente vuole bene a Sara e si è pentito, la finisse, perché abbiamo una sola sentenza, l'unica a cui dobbiamo credere. Poi, se gli avvocati riusciranno a trovare i motivi di una revisione, questo è un altro paio di maniche. Ma queste cose si fanno negli studi legali, in silenzio e senza questi spettacoli. Però lui non credo smetterà di parlare. Io vi dico la verità, Monica? Sembra che lui voglia continuare su questa linea, che il monito che è arrivato non è che sia stato tanto capito, recepito da lui, O sbaglio? Lui insiste, e lo abbiamo sentito in questa intervista più volte, ce ne sono altri stralci che probabilmente manderemo in onda nei prossimi giorni, continua a ripeterlo e soprattutto ci dice, e questo infatti mi ha colpito, io spero nella Corte di Strasburgo. Quindi quello che state dicendo sostanzialmente da studio, cioè lui spera davvero che la Corte di Strasburgo dia una sterzata in qualche senso e che possa quindi cambiare tutto, che ci sia effettivamente una revisione. Quando io ho tentato di fargli capire quello che poi avete ripetuto anche voi, ma guarda che ci vogliono dei nuovi elementi, degli elementi molto forti perché tutto questo si riapra e possa effettivamente cambiare le cose, lui niente, continua ad andare per la sua strada su quello che abbiamo sentito questa mattina. Perché è l'unico modo che ha per comunicare con Cosima e Sabrina. Esatto. Cioè queste interviste sono a uso e consumo. È l'unico modo che Michele Visseri ha trovato per interagire, seppur in maniera, come dire, televisiva, mediatica, con quelle due persone di cui lui sente profondamente però, un senso di colpa. Io dico che ci vuole anche rispetto per la memoria di Sara, perché lui è tutto sommato... Sì, è vero, sono in carcere, ergastolo, ma sono ancora vive. Sara non è più viva, per cui mi metto dalla parte della famiglia di Sara Scazzi, mi metto veramente nei loro panni e penso che ci voglia rispetto, e questo non sta accadendo, soprattutto nella ricostruzione fantomatica di fatti inesistenti rispetto al racconto di Misseri. Questo è quello che penso. Va bene, grazie Monica. Che mi si è agganciata. Grazie Monica e grazie ovviamente per questa intervista che hai realizzato, che ci pone comunque gli interrogativi. Sicuramente fa molto.